Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di Max Skater. Oggi parleremo ancora di monoruota King Song S22 Eagle. Anche questo modello lo troverete su micromobilitylife.com, subito disponibile, garanzia assistenza in Italia. Quella che farò io come al solito non è la semplice recensione per pubblicizzare in mezzo, ma vi parlerò delle caratteristiche di questo monoruota, dei pregi e difetti che ho riscontrato. Non è presente la presa di ricarica USB, in pratica non possiamo caricare i nostri device, smartphone o tablet. Questo è molto strano perché nei mezzi attuali, ad esempio il Motion V12, è presente non solo la presa USB ma addirittura di tipo C. Un altro aspetto negativo, se così possiamo chiamarlo, è la mancanza del subwoofer, della cassa acustica. Diciamo che questo è un monoruota pensato per lo sport, per i salti, per queste cose qui, quindi diciamo la cassa potrebbe anche non servire. Velocità massima 70 km/h, si raggiungono molto velocemente anche perché il monoruota è molto stabile. È molto stabile sul dritto, un po' meno in curva a causa della sua gomma che non ha molta spalla ai lati. Frenata e accelerazione. La frenata molto buona anche perché abbiamo un grosso maniglione sulla parte anteriore che possiamo tirare e aumentare la forza di frenata. Sistema della maniglia che troveremo anche sui Motion V13. Accelerazione di primo impatto può sembrare un po' lento. Dobbiamo calcolare che abbiamo una gomma da 20 e abbiamo un mezzo King Song dove c'è un firmware che limita l'accelerazione, la forza di piegamento in avanti per evitare i cutoff. Le batterie hanno due accessi sia da sopra che da sotto, i coperchi sono impermeabilizzati molto bene, hanno una guarnizione gommata molto spessa di 4 mm. In molti hanno detto che il trolley è scomodo, questo non è vero, è scomodo se lo utilizziamo con il monoruota girato verso il davanti, purtroppo per utilizzare il trolley ed avere comodità nei movimenti bisogna girare il monoruota. Alziamo il trolley, il monoruota invece di essere girato in avanti e spostato verrà girato indietro, così sarà molto più comodo spostarlo. Pneumatico 20x3, apparentemente è una gomma da sterrato, io non sono molto amante dello sterrato, l'ho utilizzato per lo più su asfalto. Questa gomma non mi è piaciuta molto perché è un po' quadrata, la spalla di curva non è molto ampia, ma non è un problema, possiamo sempre cambiare il copertone con un marchio migliore. Peso massimo supportato 140 kg. Il peso del monoruota aggiriamo intorno ai 28 kg, non sono tantissimi, non sono pochissimi. È facile alzarlo, basta prenderlo per il maniglione e per il lato posteriore. Lo possiamo alzare senza problemi. Molto soddisfatto dell'ammortizzatore che possiamo gestire tramite sag e rebound. In pratica per una settimana non ha fatto altro che scendere e salire gradini e nonostante questo è rimasto integro e operativo. Ecco, siamo in una stradina totalmente buia, i fari sono in modalità automatica, cioè quando noi andiamo ad accelerare la luminosità aumenta, ma volendo possiamo anche impostarla in modo manuale e il fascio di luce è sempre attivo.
I fari si possono anche regolare, quindi possiamo allungare il fascio di luce. La regolazione dei fari è importante, mi raccomando, regolate i fari verso il basso, perché se doveste tenerli così dritti accecano chiunque vi si propone davanti. Non fatelo perché è pericoloso. Metteteli verso il basso. Ottimo il cavalletto, non ingombra assolutamente durante i movimenti, ma soprattutto quando viene poggiato il monoruota a terra è molto stabile. Il display è molto grande, possiamo monitorare la batteria e ci vengono segnalati gli errori del monoruota. I power pad sono regolabili, ma sicuramente non sono elettrici come hanno fatto vedere Kingsong nei video, ma si attaccano e si staccano semplicemente con il bioadesivo 3M. Peso massimo supportato 140 kg, ma fate attenzione se superate i 100 kg di peso, mi raccomando, con le regolazioni del rebound. Per la disattivazione del motore, qualcuno mi ha scritto che non è possibile disattivare il motore quando abbiamo installato il sellino. Non è vero, possiamo anche disattivare il motore con il tasto anteriore, il tasto di accensione e spegnimento. Monoruota acceso. Se noi clicchiamo il tasto di accensione e buttiamo subito il monoruota a terra, si disattiverà solo il motore, ma il monoruota resterà acceso. Se invece clicchiamo, aspettiamo 3 secondi, il monoruota si spegne. Batteria alimentata a 126 volt, 2220 Wh, garantiscono 200 km di autonomia, ma io ho fatto dei test, diciamo che a 150 km possiamo arrivare, purché rimaniamo sotto i 50 km orari. Motore DS22 Eagle molto particolare, perché abbiamo un 3300 watt, ma non abbiamo un'accelerazione fulminea come Bigod. Nonostante lo senta più lento in accelerazione, ho comunque voluto fare dei test sia con dei Bigod RS19 che con i Motion V12 High Torque. Risultato che per i primi 50 metri stava indietro di un metro. Dobbiamo anche calcolare che il raggio della ruota era più grande e il peso era maggiore. L'ammortizzatore sicuramente è superiore agli altri ammortizzatori che ho testato sui Bigod, non è un ammortizzatore economico. Dopo l'uso estremo che ho fatto sicuramente si sarà smollato un po', ma non ha perso la sua funzione, continua ad ammortizzare sia sui grandi che piccoli shock. In futuro possiamo comunque valutare la sostituzione dell'ammortizzatore con uno più performante, ci sono ammortizzatori anche di 1000 euro, o possiamo semplicemente cambiare la molla con una più rigida. Mi piace molto il telaietto esterno, perché ci permette, qualora dovessimo lavorare sull'ammortizzatore, di avere facile accesso. Prese di ricarica ne abbiamo due, sono presenti sotto il display, praticamente sotto la scocca. Sicuramente non sono molto comode, ma l'avranno fatto per ottimizzare gli spazi sulla parte superiore. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Vi ricordo che Micromobility Life organizza corsi, tour, giornate sportive su monoruota presso la struttura GoFor di Agognate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e nel gruppo Facebook, seguitemi su TikTok perché spesso posto video di mezzi, monopattini e monoruota in offerta, sia nuovi che usati. In descrizione vi lascio tutti i contatti per ricevere assistenza da Micromobility Life. Vi lascio anche il link per acquistare Kingsong S22. Ad oggi siamo gli unici in Italia che offrono il primo cambio gomma gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater. Ciao!